Procuratore fallimentare non è un'agenzia di collocamento di beni o di commercio di beni. Il curatore fallimentare ha dei compiti precisi che la legge gli attribuisce e non può andare oltre quei compiti. Quindi giustamente il pubblico ministero ha ristabilito la necessità di osservare la legge e giustamente il tribunale ha confermato l'iniziativa del pubblico ministero. Senta, avvocato, la titolarità, si è parlato molto, però a questo punto la titolarità, almeno da un certo punto di vista, appare certa alla Energy Power. La domanda è però, la Energy Power tra una settimana farà il bando? Il bando è una forma sicuramente anomala di vendita tra privati, perché i bandi si fanno nelle pubbliche e si fanno nelle procedure comunitarie per appalti o servizi pubblici. Ben venga la scelta del bando, però il bando non è che supera il problema della verifica della titolarità del bene che si mette in vendita. Insomma, il bando non è un certificato di garanzia circa la provenienza del bene oggetto della trattativa. Senta, però, mi scusi avvocato, sulla provenienza credo che il passo in avanti sia stato in qualche modo fatto, cioè la Energy Power ha acquistato dalla curatela fallimentare i beni della fu Salernitana Sport. Cioè il fatto che l'Energy Power abbia acquistato dalla curatela fallimentare alcuni beni qualche anno fa, intanto non vuol dire che continui ad avere ancora la titolarità di questi beni, e in secondo luogo è contraddetto dalla circostanza, cosa che io dico da tempo, che nel processo che si è svolto davanti al Tribunale di Napoli è stata attribuita la titolarità di questi beni alla curatela fallimentare, e la curatela, tant'è vero che è alla curatela fallimentare che è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per l'uso illegittimo di questi beni, e la curatela fallimentare non è che ha detto no, veramente non mi spetta perché io li ho venduti a Energy Power, non lo ha detto, e quindi io devo ancora, dico e rivendico il diritto come acquirente, come possibile acquirente, come persona interessata, incaricata dai possibili acquirenti, di verificare esattamente com'è la situazione giuridica oggi e quindi come si concilia quello che è successo con l'affermazione di oggi di dire io sono il titolare. E quindi una volta che ci si mette intorno a un tavolo o bando o non bando e si tirano fuori le carte, e ci sarà la possibilità di verificare il contenuto delle carte. Senta, ma fino adesso nessuno lo ha fatto questo, l'Energy Power non l'ha fatto, né col bando né privatamente, e quindi noi aspettiamo di vedere se chi offre in vendita un bene è il titolare di quel bene. Non so quali sono gli atti, non mi sono stati esibiti, non mi sono stati mostrati e quindi non so che tipo di tenuta hanno di fronte a eventuali azioni di terzi. Quando avremo la documentazione che il venditore deve porre a disposizione del probabile e dell'eventuale acquirente, faremo le nostre valutazioni. Posso dire che comunque la verifica della titolarità del bene è un onere che si compra. E chi compra deve essere agevolato in questo da chi vende. Non ci sono certificati che vengono rilasciati da terzi. Insomma, quello che voglio dire è il fatto che la curatela fallimentare potesse avere accettato l'idea di fare un'asta per conto terzi non mi tranquillizza sulla proprietà in capo a Energy Power di questi beni, perché non mi tranquillizza per niente. Ma perché la curatela fallimentare non ha un potere certificativo della titolarità dei beni, la titolarità dei guardi. Ci sono aste che vengono fatte in tribunale, per farle un esempio, che poi vengono fatte a carico di un debitore, dopodiché chi compra il bene si rende conto che quel debitore non era proprietario di quel bene. E ci si trova con le opposizioni di terzo e ci si trova con delle rivendiche da parte di terzi. Quindi il fatto che qualcosa provenga dal tribunale non è un certificato d'origine insuperabile e spetta sempre a chi compra accertare e verificare che la titolarità di quel bene è in capo a chi lo vende. Quindi per chiudere, avvocato, come si esce da questa storia? La Energy Power farà questo bando entro 7 giorni. Voi, insomma, lei in qualità di legale di Lotito, valuterete, presenterete l'offerta, aspetterete o... Per lei... Noi vediamo che cosa viene, che cosa accompagna questo bando, cioè qual è la documentazione che viene posta a sostegno del bando. Dopodiché
Se ci sembra convincente, gli imprenditori decideranno se partecipare o non partecipare all'asta. Se non è convincente, non si parteciperà all'asta. Qual è il certificato che manca o che magari potrebbe in qualche modo dirimere tutti i dubbi una volta e per tutte? Perché da un lato si dice la titolarità c'è, da un altro non c'è, allora ci faccia capire. Bisogna produrre l'atto di acquisto e dare spiegazioni su perché non si è impugnata la sentenza del Tribunale di Napoli. Questo bisogna fare. L'atto d'acquisto nessuno l'ha mai mandato. Tutti dicono che il Salerno era interessato a questo, ma mai è arrivato dalla Energy Power la prova, il documento che attesta che ha comprato questi beni. Prima, né da loro né dalla curatela fallimentare. Secondo, dobbiamo sapere perché la curatela fallimentare non ha detto di questa vendita in quel giudizio e perché Energy Power non è intervenuta in quel giudizio dicendo guardare, e né lo ha detto il fallimento della Italia, che è stato condannato a pagare 3 milioni e passa di indennizzi alla vecchia curatela per l'uso illegittimo di quel marchio. Allora avrebbe dovuto dire, ma io non devo pagare alla curatela, devo pagare a Energy Power. Né Energy Power ha rivendicato nulla da questo punto di vista. Quindi queste sono cose che vanno chiarite. Se non si chiariscono, non tranquillizzano. E quindi non si va a comprare un bene che non è certo nella sua provenienza, non è certo nella possibilità di utilizzarla.